Buongiorno. Bene, eccoci qui. Siamo pronti per preparare gli spaghetti all'assassina. Quindi abbiamo preparato del pomodorino, in questo caso del piccadilli a pezzettini, e potete utilizzare benissimo anche il ramato. Poi due padelle in alluminio, mi raccomando, se non le avete usate un altro tipo di padella, dell'acqua salata. Poi abbiamo qui le nostre erbe aromatiche, origano, basilico e prezzemolo. E poi olio extravergine, sale, aglio e cipolla. Bene. E gli spaghetti, ovviamente. Usate un tipo di spaghetto molto grosso, che è meglio, va bene? Ok, cominciamo col mettere l'olio nelle padelle. Ok. Prendiamo la cucchiarella, guardate quanto è carina, è una regalata al mio bambino. Quindi nella prima padella mettiamo un pochino di aglio, nell'altra aglio e cipolla. Perfetto. E facciamo rosolare. E ci mettiamo anche un po' di peperoncino, che a noi ci piace. Ecco qua. Benissimo. Ora la prima cosa da fare mettere gli spaghetti nella prima padella. Abbiamo detto degli spaghetti abbastanza grandi. Eccoli qua. Ecco i nostri spaghetti. Li mettiamo nella padella e bagniamo con un pochino di acqua salata. Attenzione a non andare a fare nulla, ve lo faccio io. Facciamo ammorbidire un pochino. Ecco. Facciamo andare un po'. Intanto stiamo rosolando il nostro aglio con la nostra cipolla. Mangiare un pochino, è quasi pronto, siamo pronti anche noi. Allora, io ho fatto una piccola rivisitazione, non ho utilizzato una salsa di pomodoro, bensì del pomodoro fresco o piccadilli o ramato, perché è ricco di acqua, molto saporita. Quando questo è uno spaghetto che va cotto direttamente in padella, assorbirà tutto il sapore dal pomodoro, lasciando peraltro per il gusto di pomodoro fresco. Ci siamo quasi, eh? Eccoci. Bene, possiamo scendere i nostri pomodori. Le nostre aromatiche, ecco qua, origano, prezzemolo, basilico, pochino potremo mettere tutto insieme. Posso descrivere il profumo, è un piatto profumatissimo.
ci si stanno bruciolando da così. Bene. Voilà. Abbiamo messo tutto insieme. Chiaramente se non è sufficiente l'acqua del pomodoro, aggiungeremo noi della grassa, sicuramente. Ecco qui. Mettiamo un po' di acqua. E si fa mandare. E ricoccoliamo un pochino. Ricordiamoci sempre che dobbiamo coccolare il nostro cibo, va rispettato, coccolato e amato. Ma tante persone non possono permettersi quello che ci permettiamo noi, specialmente in questo momento. Quindi cerchiamo di essere più rispettosi nei confronti del cibo. Oh, eccoli, stanno prendendo forma. Ci siamo. Un pochino d'acqua. Possiamo utilizzare anche un pochino di questi che va benissimo. Bene. Ok, ho in mente di preparare altre ricette per voi. Voglio fare una lasagna con i carciofi. Ho già preso bei carciofi romaneschi, faremo anche i carciofi alla romana e li faremo anche fritti dorati. Utilizziamo sempre, per quanto ci sia possibile, le verdure di stagione, anche se oggi non oggi si trova sempre, quasi sempre lì. Questo è il periodo di asparagi, è il periodo degli agretti, i carciofi, la cicoria campagnola che abbiamo visto che è buonissima. Ah, però anche vi farò vedere anche come utilizzare la borragine, che fa anche molto bene tra l'altro. Qua. Mi aggiungiamo un po' che non lo è, no, piatto non lo vedo troppo salato. Qua. Vedete? Ci siamo. Quindi qualche cosa possiamo dire di questo periodo? Cerchiamo di essere forti. Di non lasciarci andare, di affrontare tutto con il sorriso, che se no sono guai. Non dobbiamo mangiare troppo, mi raccomando, questo è importante, non si deve mangiare troppo, ma dobbiamo mangiare bene, non sfogliamoci sul cibo, mi raccomando, questo è molto importante. Ok. Dobbiamo solo prendere qualche minuto e ci siamo quasi. Vi vedo, grazie dell'attenzione. Allora, Alberto, stiamo cucinando gli spaghetti all'assassina, leggermente rivisitati da me. Nel senso che non ho utilizzato una salsa di pomodoro, ma bensì dei pomodori freschi, per sfruttare il sapore dell'acqua che tira fuori il pomodoro. Lo sappiamo che noi italiani, senza spaghetti, non ce la facciamo proprio. Ah? È un piatto della cucina barese. Ma più là faremo anche altri piatti sfiziosi. Sono curiosa di preparare riso, patate e cozze. Può essere un buon piatto. Eccoci,
ci siamo quasi, siamo quasi addirittura d'arrivo, manca poco, manca poco. Eccoci qua. Le cose, quando cuociamo la pasta direttamente nella padella, nel nostro sughetto, cosa accade? Si chiama processo di gelatificazione della pasta. Cioè, l'amido, di cui è composto il grano, diciamo, va, si cremola insieme al sughetto, e che in questo modo avremo un piatto bello cremoso e molto saporito. Grazie per i complimenti, Mauro. Eccoci, ci siamo, ci siamo, ci siamo, siamo di diritto d'arrivo, ci siamo quasi. Ecco. Mancano molti minuti. Belli, belli, profumati, profumati, profumati. È chiaro che deve piacere la cipolla, l'aglio e tutto quanto, questo piattino che magari... fatelo se non dovete baciare nessuno, ve lo consiglio. Anche se quando è cotto poi è molto più digeribile. Eccoci, eccoci, eccoci. Senti, ho fatto una porzione, poi una porzione sono 100 grammi di pasta a testa, poi dipende da quanto mangiate, però ve lo dico sempre, non esagerate, soprattutto con la pasta non dovete esagerare. Magari fateci un bel condimento, magari aggiungete delle verdure, della carne, fate un piatto unico, ma non esagerate con la pasta, ok? Barbetta e bacchettona, non so, bacchettona, curate la vostra salute, che è una cosa molto importante. Se siete forti potete affrontare qualsiasi cosa. Le malattie, i pensieri, i dispiaceri, mentre sana il corpo lo sana, e gli antichi romani non sbagliarono. Praticate sport, è concesso uscire, quindi andate ad aria aperta, ossigenatevi. Lo so che se fate una bella passeggiata poi vi viene più fame, però non fa niente, ok? Sono ancora belli al dente, ci vuole un altro pochino di acqua e ci siamo quasi. Ecco, ci siamo quasi, ci siamo fatti un bel po' di compagnia oggi. Se avete delle richieste io cercherò di fare del mio meglio, va bene? Richieste per quanto riguarda qualche piatto in particolare, se non lo conosco mi documento e cercherò di farlo, va bene? Mi fa molto piacere, così ci teniamo un po' di compagnia. Grazie per i complimenti. Ecco qua. Guardate un po'. Assaggiate, vi dico che so. Anche se non mangio la pasta, però oggi l'assaggio. Allora, ricapitoliamo.
abbiamo bisogno di due padelle. In una abbiamo soffritto l'aglio e il peperoncino e abbiamo buttato gli spaghetti crudi e abbiamo bagnato con un po' di salame. Nel frattempo abbiamo rosolato in un'altra padella aglio, cipolla. Quando si è rosolata la base abbiamo messo il nostro pomodoro e abbiamo parlato di oramato, il pomodoro a grappolo quello grande, poi i piccadilli. I piccadilli sono quelli a grappolo un pochino più lunghi rispetto ai ciliegini. No, il ciliegino, perché il ciliegino non ha acqua, perché la cosa importante è che il pomodoro tiri fuori la propria acqua e la pasta andrà ad assorbire e prenderà sapore. E avrete quel sapore di pomodoro fresco che sa di estate, sa di primavera, sa di aria pulita. Eccoci che ci siamo. Eccola qua. Perfetta. Eccoci. Questa è la parte dove si deve abbrustolire un po', così prende quel sapore sfizioso. Siamo pronti con la nostra scodella. Faremo anche della pasta col pesce cotta direttamente in padella. Ma volete farmi sempre lavorare, Gio De Possino? Vuoi aprire una trattoria, eh? È il mio destino. Eccoci. Eccoci qua. Ok. Bene, direi che ci siamo. Prendiamo una forchettina e procediamo all'assaggio. Un altro po' di le nostre vediamo un po' com'è venuto. Assaggiamo. Al dente. È spettacolare. Preparatela perché è veramente buona. Io l'ho lasciata molto al dente, chiaramente se la volete più cotta dovete proseguire con più tempo con dell'acqua. Bene, ecco qua il piatto, un bacio, un abbraccio e ci vediamo alla prossima ricettina. Grazie di tutto e buona giornata.